Il deserto ti educa alla pazienza. Devi muoverti con calma, pesando ogni passo. Devi centellinare gli sforzi per non sprecare acqua e soprattutto seguire il ritmo lento dei martellatori, prima di poter vedere lo spettacolo di un enorme verme che emerge dalla terra. Insomma, nei deserti infiniti di Arrakis anche noi siamo stati pazienti, educati a esserlo in tempi molto frenetici. Pazienti quando il primo Dune arrivò in sala, col cinema ancora convalescente, visto che era uscito nel settembre del 2021. E lo fece rivoluzionando il blockbuster moderno grazie a ritmi più riflessivi e tempi più dilatati. Pazienti davanti a un primo film che non era affatto il primo atto di una trilogia, ma la prima parte di un film lasciato a metà. Un rischio non da poco, ma appunto eravamo all'inizio di una vera e propria rivoluzione. E così con Dune abbiamo imparato ad aspettare 2 anni e mezzo, per cui è valsa la pena rimanere in sospeso. Perché oggi Dune parte 2, che ve lo ricordiamo arriverà in sala il 28 febbraio, emerge dalle sabbie del tempo con la forza poderosa del grande cinema. Quella che ti domina con il potere sovverchiante delle immagini, quella che ti ammalia, ti affascina e si nutre dello stupore della gente, quella che ti fa uscire dalla sala quasi sudato per un'esperienza visiva straordinaria, capace di farti quasi sentire la sabbia nelle tasche. Sì, lo avete capito subito, questa nostra recensione di Dune parte 2 sarà una celebrazione di un grande film e soprattutto di un regista coraggioso come Denis Villeneuve, che con questa seconda parte raccoglie a meraviglia tutto quello che aveva pazientemente seminato con la prima. Perché se il primo film aveva di fatto preparato la scacchiera, questa volta ogni pedina viene mossa dal destino e dal libero arbitrio. E fidatevi, la partita a scacchi tra re, regine, principi e cavalieri è stata davvero splendida. Qualcosa di molto vicino a quello che potrebbe davvero essere il film dell'anno. Allora, da buona seconda parte qual è? Dune parte 2 riprende esattamente da dove eravamo rimasti, ovvero con Paul Atreides e sua madre Lady Jessica ormai integrati nella tribù indigena dei Fremen, pronti a sferrare il loro contrattacco nei confronti degli spietati Harkonnen. Peccato che l'oscuro popolo di Jedi I non sia affatto solo, ma affiancato, o meglio dominato, dal volere del sommo imperatore. Il tutto con nuovi volti, nuovi discendenti e nuovo sangue da versare per il possesso di Arrakis. E così la scacchiera di Dune si riempie con una coralità ancora più marcata, senza mai però dimenticare la scia più importante del deserto di Arrakis, la parabola di Paul Atreides. Il suo insolito viaggio dell'eroe è sempre il cuore del racconto, senza però mai monopolizzarlo, perché attorno al suo eterno dilemma tra il destino dell'eletto e le scelte di un giovane in formazione, orbitano anche temi più collettivi come il fanatismo, come le motivazioni dei leader che seguiamo o scegliamo di rinnegare seguendo il nostro credo. Villeneuve quindi si tiene in perfetto equilibrio tra il corale e l'individuale, con un film molto meno contemplativo del primo Dune. Dune parte 2 è più viscerale, più di pancia e molto meno cerebrale. Un approccio perfetto per raccontare il terremoto interiore di Paul e delle donne che li stanno non accanto, ma dentro, perché uno degli aspetti più affascinanti e belli di questo film e come mette in scena il potere del femminile sul maschile, schivando ogni forma ruffiana di girl power. Sì, perché Villeneuve dà voce e forma a una femminilità quasi ancestrale, inevitabile, e lo fa con l'archetipo delle madri che ci guidano, degli amori che ci ispirano, e delle donne che vincolano le vite degli uomini. Ma se questo splendido Dune parte 2 è un'esperienza indimenticabile, è tutto merito del talento visionario di Villeneuve, che si conferma ancora una volta. Un regista che sa raccontare per immagini come pochi. Uno capace di risvegliare il senso di meraviglia di un pubblico sempre più difficile da stupire. E lo fa con sequenze travolgenti che ti dominano e fanno sentire minuscolo davanti allo spettacolo sublime del grande schermo. Villeneuve sa fare cinema e ama il cinema, non lo annacqua mai con troppe parole e lascia sempre che siano le immagini a raccontare, con gli sguardi, i colori, le architetture, i luoghi e l'atmosfera che dicono tutto, senza dire niente. Delicato quando serve, prepotente quando bisogna esserlo, Dune parte 2 alza l'asticella dello stupore, grazie a un'estasi visiva quasi ipnotica e scene d'azione davvero tanto solenni, come tanti duelli che non hanno bisogno di armi e bombe per esplodere sul grande schermo, perché a volte bastano solo degli occhi che si incrociano per apprezzare la vera grande drammaturgia di Dune. A volte basta un'inquadratura di pochi secondi per raccontarti un mondo e aprire squarci nell'animo dei personaggi. Ecco, Dune parte 2 è un film talmente imponente da rendere riduttiva ogni parola che stiamo usando per descriverlo, perché stiamo parlando di un'esperienza visiva totalizzante in cui ognuno di noi è chiamato a godere davanti allo schermo più grande possibile. Saremo ingrati però a non citare gli infiniti granelli di talento sparsi in questo film, senza dimenticare ovviamente l'incredibile colonna sonora orchestrata da Hans Zimmer. Ma al di là del carisma e della bellezza di un cast esteticamente illegale in ogni porzione della galassia, Villeneuve ha saputo valorizzare i suoi interpreti, tirando fuori il loro meglio.
Chalamet finalmente si scrolla di dosso la sua solita indolenza un po' malinconica e abbraccia un po' l'Atreides più innervato di rabbia. Rebecca Ferguson è letteralmente straordinaria, a recitare praticamente solo con gli occhi nascosti spesso da un velo. Austin Butler è un diavolo glabro davvero inquietante. Josh Brolin ha una fierezza di rara epicità, Florence Pugh una fermezza aristocratica ammaliante e quel gigante di Christopher Walken si porta dietro una decadenza regale quasi di shakespeariana memoria. Discorso a parte per una Zendaya forse più in difficoltà degli altri a lavorare, di sottrazione, minuscola perplessità in un deserto di rara bellezza, perché sì, valeva la pena aspettare, anche se per qualcuno il ritmo ondivago di Dune sarà ancora difficile da digerire, anche se l'empatia per personaggi così lontani forse non sarà proprio a portata di mano. Sì, valeva la pena farsi educare dal deserto. L'enorme verme delle sabbie è emerso e la nostra bocca è spalancata, almeno quanto la sua. Bene ragazze e ragazzi, questa era la nostra video recensione di Dune parte 2, un film che noi, ovviamente, l'avete capito, vi consigliamo con tutto il cuore. Noi vi aspettiamo nei commenti quando lo vedrete anche voi, perché vogliamo assolutamente parlarne insieme. Grazie, come sempre, per aver visto il video fin qui. Noi ci risentiamo presto, sempre qui, sugli schermi di Screamworld.